Wow ragazzi e bentornati! Oggi vedremo il gufo nottambulo. Fucile di precisione arco black metal, spara una freccia che cade nel tempo infliggendo danno moderato e impatto pesante. Danno, gittata e velocità aumentano con il tempo di carica. Quindi finalmente abbiamo il nostro arco del set black metal, infatti appena era stata liccata già si capiva che era di quel set. E come tutte le armi del set black metal è possibile rollarla solamente di fuoco. Queste sono le perk che è possibile mettere su quest'arma, ovviamente come ogni arma black metal è possibile buildarla su impatto, ma noi andremo a buildarla per cercare di estrapolare il maggior danno possibile. Quindi nessuna velocità di ricarica, comunque l'arco ricarica in 1,3 secondi, ma la parte che ci rallenterà molto è appunto il fatto di tenere teso l'arco. Quindi tenendo teso l'arco, facendo caricare il colpo, riusciremo a caricare il colpo per infliggerle molto più danno. Dunque, allora, per questo video ho cambiato molte volte la build che utilizzavo, nel senso che all'inizio la utilizzavo aumentando il livello critico, perché comunque con quest'arco abbiamo il 38% di probabilità di critico. Questo ovviamente inserendo solo una perk di livello critico, perché sull'ultima perk non è possibile inserirla. Quindi di conseguenza sì, boostiamo i danni, ma abbiamo meno livello critico. Quindi vantaggio del totalmente rock a inizio video, ma a fine video ho utilizzato una build leggermente diversa. Genesi coniglio incursore con l'attacco preventivo, subwoofer, comunque i wafer mi tornano sempre utili, in un attimo quindi Ramirez cromo, le ricariche con il caricatore vuoto ripristinano tot per cento del mio scudo. Questo è molto utile con l'arco black metal, in quanto sapete ogni due uccisioni ci infliggerà danno a noi, quindi se noi dobbiamo comunque restare con meno vite abbiamo i bonus per giunta che ci aumentano i danni in base alla percentuale di vita mancante, capirete bene che abbiamo bisogno di tenere lo scudo molto molto alto. Quindi Ramirez cromo nella build. Rapido, incrementiamo i danni dei cecchini, delizia ultraterrena, quindi aumentiamo i danni contro i boss della nebbia di un ulteriore 42% in base sempre alla percentuale di salute mancante. E pronto e carico, comunque l'arco ricarica ogni colpo e sapete meglio di me che così incrementeremo appunto i danni ogni colpo. Comunque, a differenza dell'arco esplosivo, a differenza dell'arco idraulico, nonostante comunque siano tutte e due archi comunque con molto impatto, l'arco idraulico abbiamo visto che andava bene anche per un gruppetto di zombie, quindi aveva il danno ad area, mentre quest'arco qui è proprio e solo un cecchino. Ogni tanto ci sarà quella piccola esplosione che caratterizza le armi black metal, il che ci farà appunto prendere un piccolo danno ad area, ma niente di eclatante. Per lo più resta un'arma su colpo singolo, cioè su bersaglio singolo, con elevate capacità di danno. Come avrete ben visto, quando entra il colpo critico, beh, è inutile dire che riuscirà a shottare anche mezza vita uno smasher al 163. Se poi abbiamo una build apposta, in questo caso sono col totalmente rock, e riesco comunque a togliergli più di mezza vita, quasi come se fosse, se ve lo ricordate bene, un salto di uno sbalzatore da terra. Ogni tanto purtroppo non registra il danno, ma non come l'arco Vindertech. Sebbene l'arco Vindertech quando sparavamo non infliggeva proprio danno agli zombie, ed è quello il motivo per cui ancora non avete visto il video, quest'arco non registra il danno, nel senso che non ci mostra il numerino, però il danno in sé lo registra, nel senso che lo zombie prende comunque il danno. È inutile dirvi comunque che il mio arco di fuoco ottimizzato contro i nemici di tipo natura, in questo caso gli smasher di natura, però appunto il lato negativo di questi archi è il fatto che dobbiamo restare col colpo teso, e restando col colpo teso nelle missioni in cui pushano tanti zombie, beh, sapete bene che non è tanto promettente. Se poi aggiungiamo il fatto che comunque quest'arco non colpisce ad area e possiamo tra virgolette shottare solo gli zombie grossi, possiamo cecchinare i mostri della nebbia da lontano, insomma l'utilizzo di quest'arco è praticamente quello. Ma come si ottiene questo arco? Disponibile nello shop al costo di 1680 di oro, l'arco black metal è accessibile a tutti. Quindi mi raccomando, è assolutamente un pezzo da aggiungere alla nostra collezione. Su bersaglio singolo devo dire che mi soddisfa veramente tanto, ma per quanto riguarda il danno ad area, continuo a preferire l'arco esplosivo oppure l'arco idraulico. Io su quest'arco non ho nient'altro da dirvi, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando se fosse così lasciate solo un bel pollicione in su. Vi ricordo che se volete potete supportarmi come creatore, per farlo vi basta inserire Kino TV nell'item shop di Fortnite. Noi ci vediamo alla prossima, bella bella!
stop.